Ciao a tutti, oggi prepareremo dell'ottimo pane senza glutine con il mix per pane Nutri-Free. Vediamo cosa ci occorre. 300 ml di acqua tiepida, 20 g di lievito di birra, 20 g di olio extravergine di oliva, 350 g di mix per pane Nutri-Free. Per aiutarsi nella lavorazione del pane possiamo utilizzare la farina di riso oppure la farina di mais. Unica raccomandazione. Ricordiamoci che il mix per pane Nutri-Free contiene all'interno già tutti gli ingredienti necessari alla preparazione del pane. Pertanto è necessario agitare bene la confezione affinché tutti gli ingredienti siano ben miscelati tra di loro. A questo punto andiamo a pesare il nostro mix per pane. A questo punto mettiamo il mix all'interno della nostra ciotola. Creiamo un piccolo vuoto all'interno del mix. A questo punto sciogliamo il lievito con un poco di acqua. Lo versiamo nel mix. Aggiungiamo l'olio. Aggiungiamo l'acqua rimasta e a questo punto iniziamo a lavorare e a mescolare tutti gli ingredienti. A questo punto prepariamo il piano di lavoro, mettiamo sul piano un po' di farina di riso, e iniziamo a lavorare con le mani il nostro mix direttamente sul piano di lavoro. Continuiamo a lavorare il nostro mix. Consiglio sempre di aggiungere la farina un poco alla volta. Formiamo una palla spolveriamo con la farina di riso
Copriamo con un canovaccio e lasciamo lievitare per 30 minuti al riparo da correnti d'aria. Una volta giunto a lievitazione, mettiamo il nostro impasto su una teglia. Facciamo sulla sommità una X e per renderlo ancora più morbido spennelliamo con un po' d'acqua o con un po' di latte. A questo punto mettiamo in forno preriscaldato a 220 gradi. Ricordiamoci però di aggiungere una ciotola di acqua. A questo punto lasciamo cuocere per 30 minuti, ricordandoci di non aprire il forno fino a cottura ultimata. Andiamo a controllare il nostro pane. Una volta che avrà raggiunto la giusta doratura, come questa, lasciamo raffreddare e il nostro pane sarà pronto per essere mangiato. Riepiloghiamo. 350 g di mix per pane Nutri-Free, 300 ml di acqua tiepida, 20 g di lievito di birra, 20 g di olio extravergine di oliva, farina di riso, farina di mais, lievitazione 30 minuti, cottura 30 minuti e vi ricordo che il mix per pane Nutri-Free può essere usato anche con la macchina per pane.